mi hai portato all'Oro Piceno, provincia di? Macerata. Macerata. Mi hanno detto che c'è un castello in vendita, è vero? Ciufoli, sì. Cosa facciamo? Andiamo a vedere che cosa sta succedendo su all'Oro Piceno? Andiamo a vedere chi lo vende. Danese, presidente del Comitato per la tutela del castello Brunforte di Loro Piceno. Perché è nato questo comitato? Perché nella vita, quando ci si trova davanti ad una cosa sbagliata, è necessario fare resistenza. E naturalmente la vendita del castello Brunforte è una cosa per noi sbagliata. Stiamo vivendo attualmente una gravissima crisi etica e occuparci della vendita del castello di Loro Piceno è secondo noi un problema estremamente etico. E a questo punto io preferirei leggere quello che la priora stessa scrive nel suo libretto del 1993. Con l'arrivo di altre vocazioni si pensò di riscattare il monastero demaniato, ceduto in seguito dal governo al municipio e da questi messo in vendita ad asta pubblica a causa dell'instabilità del monastero assai rovinato. Si era nel 1906 e le monache vivevano poveramente. Come raggranellare la somma necessaria? Ma la provvidenza divina non tardò a manifestarsi alle povere monache. Essa giunse il loro soccorso tramite l'intervento del signor Cavalier Mori Enrico di Domenico, che offrì al comune la somma di lire 12.933,08 per persona da nominarsi. Ora queste persone che poi vennero nominate sono state quattro monache domenicane. Adesso cosa vogliono fare le monache? Vogliono vendere il castello? Sì, hanno già inoltrato nello scorso anno, il 25 settembre 2010, una richiesta di autorizzazione ad alienazione. Perché le monache lo vogliono vendere? Noi sappiamo soltanto che le monache sono intenzionate a vendere, ma non ne conosciamo i motivi. Quanto chiedono? Quanto sarebbe la cifra? La somma è stata precisata dal sindaco in occasione del Consiglio Comunale dell'11 maggio, infatti è proprio presente nel verbale, e la somma va dai 3.800.000 euro ai 4 milioni. E in quella cifra è compreso anche il tesoro, fra virgolette, che c'è all'interno del castello o no? Questa cosa non la sappiamo. Però sappiamo che il sindaco ha informato il comitato che dopo l'alienazione della struttura architettonica ci sarà anche quella dei beni mobili culturali contenuti al suo interno. E ci sono già degli acquirenti? Sì, sono anche nominati nel verbale dell'11 maggio. E questi acquirenti cosa ne faranno? Hanno già fatto una relazione di intenti? Hanno già detto cosa ne faranno in futuro quando diventeranno possessori? Ancora è presto per dirlo, però noi possiamo attenerci a quanto è contenuto nella domanda di alienazione, dove le future destinazioni dichiarate dall'acquirente sono le seguenti: sede di rappresentanza di società e aziende di proprietà dell'acquirente e in subordine spazi espositivi e museali. Nell'iter dell'alienazione è prevista l'acquisizione dei pareri degli enti territoriali. Cosa hanno detto? La soprintendenza e la provincia hanno espresso parere positivo alla vendita, mentre il comune e la regione hanno dato parere negativo. Questi pareri sono vincolanti per la vendita del castello? No, questi pareri non sono vincolanti ai fini dell'alienazione, però naturalmente i due pareri negativi hanno il loro peso. Cosa rappresenta il castello per i loresi e per Loro Piceno? Io vorrei rispondere innanzitutto in un modo molto sintetico, dicendo che l'oro è il castello. Quindi l'immagine di questo complesso architettonico è inscindibile dalla comunità lorese. Ma vorrei mettere in evidenza soprattutto il profilo storico del bene. In quella struttura si sono svolti 900 anni di storia lorese, dal secolo XIII ad oggi. Profilo storico che potrebbe essere contraddistinto da queste tre fasi: dal periodo feudale, quando il castello è stato il palazzo dei signori di Loro; il periodo comunale, quando il castello è stato il palazzo della comunità lorese; e poi il periodo domenicano, quando il castello è stato appunto, e lo è tuttora, monastero di clausura.
ma vorrei mettere in evidenza che durante la fase comunale il castello ha racchiuso proprio gli organi deliberativi della nostra comunità. Leggendo gli atti conservati nell'archivio storico di Loro Piceno, io ho provato una fortissima emozione quando ho letto che il castello veniva denominato il palazzo della comunità, perché dà proprio il senso questa definizione del fatto che in quel luogo si operava per il bene comune di tutti i loresi. Ora pensare che un bene così fortemente identitario per noi loresi possa essere alienato e possa finire, possa diventare proprietà privata, è per me, cittadina lorese, una cosa inaccettabile. La paura di molti loresi è che la manutenzione del castello costi dopo la comunità molti soldi, è vero? È un timore infondato. Nell'evento del 97, l'evento sismico che coinvolse l'Umbria e le Marche, il castello a seguito di quell'evento ricevette anche dei fondi per la manutenzione che fu eseguita con ulteriori migliorie. Per cui paradossalmente questo castello potremmo anche prendere la chiave, chiudere, star così 100 anni e tornare dopo 100 anni a aprire e togliere solo le ragnatele. Il castello non ha bisogno di manutenzioni strutturali, se non quelle legate ovviamente all'uso quotidiano e ordinario, uso che francamente potrebbe tranquillamente essere ripagato da eventuali proventi, insomma, che riusciamo a mettere in conto con l'uso che ne faremo del castello. Visto e considerato che noi il castello non lo vogliamo assolutamente tenere chiuso, i loresi che cosa potrebbero fare all'interno del castello? Che cosa si potrebbe fare? Ma questa è l'altra domanda che rivolgono in molti. Sì, va bene, ma lo prendiamo noi e poi cosa ne facciamo? Innanzitutto sarebbe bello fare un percorso partecipato con i cittadini per trovare sicuramente la soluzione migliore che rispetti l'alto valore culturale e religioso e storico che questo castello ha per tutta la cittadinanza e quindi mantenerlo. Le iniziative che comunque così di getto mi viene da dire, ma che sono solo alcune, sono quelle da sale espositive, da musei, da eventi, da convegni, qualsiasi cosa venga in mente che possa, diciamo così, di una struttura ricettiva turistica, ovviamente non potrà mai essere un albergo, ma sicuramente una sede per convegni. È incantevole se provate poi a guardare anche tutto il panorama che circonda, insomma, questa sede strategica. Questo contenitore ha 1000 anni di storia dentro e fuori, e che così come 100 anni fa fu offerto alle monache, sarebbe bello che tornasse il palazzo della comunità. Speriamo che ritorni ad essere il palazzo della comunità.